Per il mese di maggio, per l'influenza, ho pensato a una ricetta di questo tipo. Non so se si capisce cosa intendo per ricetta. Come una sorta di medico. Andiamo dry, dry nel senso no reverbero, no unbucking, siamo belli secchi, lo sentiamo meglio. 2, 3, 4... Pensato a un esercizio di questo tipo, perché quando ho sentito la base ho detto, caspita, forse perché ero stanco, ma non ho capito che cacchio stava succedendo. Per cui mi ha talmente preso bene che ci ho costruito sopra un tema che per quanto possa essere magari così all'inizio un po' difficile da comprendere, poi in realtà è semplicemente un tema. Che poi non è neanche difficile perché è un esercizio, punto. Lo vediamo passo per passo, dai, vediamo. Molto bene, partiamo così. Per cui è chiaro. Arpeggio. Chiaro di questa natura, no? È ovvio. Per cui... Ovvio. Per cui lui si stacca, cioè lui che sarei io, si stacca in questo modo. Dopodiché, una volta riportato, si ritorna verso l'alto, lo prendiamo. Ovviamente sulla base di questa modalità di scale, eh? Siamo ovviamente nella tonalità di Mi maggiore in questo momento, dove mi sto spostando, ok? Ed è chiaro che in questo momento non la sto interpretando come un Mi maggiore, perché altrimenti non userei questo settimo grado diminuito. Però quello che mi interessa adesso è non farti ragionare in questo termine armonico, né di scale, sono tutte minchiate. In questo momento mi interessa solo una questione tecnica, per cui... Mi riaggancio qui perché vedi dove l'ho preso.
Invece di fare ancora fa diesis mi re, farò ovviamente do diesis si la, perché lo faccio come un'armonizzazione per quinte, no? Di questa, ovviamente, di questo intervallo. Ok? Pardon, ho preso dentro il sol, perdonami. Ok? Per cui... Per cui, semplicissimo. E siamo arrivati qui, ok? A questo punto non vado a far altro che ad allacciarmi su questo arpeggio.